Il giorno più bello si apre con una bellissima sequenza di immagini di repertorio, quando il matrimonio era una festa. Poi a un certo punto il tuo personaggio racconta che in realtà oggi il matrimonio in realtà diventa quasi una punizione. Io sono parte di quelle persone che quando riceve un invito lo vive come una punizione. Secondo voi cosa è cambiato nel frattempo? Cosa ci siamo persi per strada? Ma non sono un grande invitato ai matrimoni, quindi non ho mai partecipato a molte volte a matrimoni, forse solo un paio di volte a parte il mio, e quindi non ho una grande esperienza. Probabilmente i matrimoni hanno seguito un po' come si sono allineati con le epoche, quindi sicuramente la figura del wedding planner ha in qualche modo intensificato, no? Le grandi organizzazioni, magari anche un po' sfarzose, il fatto di decidere ogni qualsiasi piccolissimo dettaglio. Forse, non so, dopo la pandemia, dopo lo stop, forse c'è un ritorno alla semplicità. Quindi, secondo me, quello che si dice nel nostro film è vero, ma forse c'è in questo momento anche un'inversione di tendenza, almeno me lo auguro, ecco. Poco fa parlavamo del fatto che c'è nel film una bellissima scena che vede un confronto tra i vostri personaggi e mi domandavo se c'era spazio per l'improvvisazione in un film che è così corale e che comunque viene da una sceneggiatura di un film francese che aveva una scrittura molto solida e che rimane anche in questo film. Ma avete avuto modo di metterci del vostro, di avere appunto l'opportunità di inserire in questo film qualcosa di voi? L'abbiamo fatto, ma in sede di scrittura, non improvvisando. Personalmente io sono abbastanza contrario all'improvvisazione. Quello che facciamo io e lui è sempre tutto molto scritto e molto studiato. Nel cinema poi c'è chi ne fa uso, ma sarà perché probabilmente non siamo tanto capaci a improvvisare, probabilmente per quello che non amiamo l'improvvisazione. Però è una cosa che sin dai tempi della scuola, quando abbiamo fatto teatro così, è difficile che io e lui mettiamo dell'improvvisazione dentro le nostre cose. Cerchiamo sempre di essere invece, anche quando sembrano improvvisate, sono sempre molto precisamente studiate e preparate. Conosciamo Andrea Zalone come appunto un grande autore anche televisivo, insomma il lavoro con Crozza lo conosciamo tutti. Che tipo di regista avete trovato? Perché tutti e tre avete in realtà alle spalle una lunga carriera anche cinematografica con vari registi, varie esperienze. Quando ci si imbatte in un regista esordiente c'è un'energia differente? Ma io penso che Andrea non abbia mai dato un segnale di incertezza, insicurezza. Questo un po' perché conosceva il copione perfettamente, avendolo scritto lui, e un po' perché evidentemente, pur non avendo mai girato un lungometraggio, però ha bazzicato l'arte dei film, della messa in scena, della direzione degli attori, anche facendo semplicemente l'autore e la spalla di Crozza. Quindi sapeva già come trattare il materiale umano, molto bene, in punta di piedi, però avendo anche delle richieste ben precise. Questa trovo che sia una caratteristica molto importante per fare il regista e per riuscirci anche bene. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie a te. Grazie a te.